Intanto l'area protetta del Parco del Mincio diventa meta turistica da lanciare in Italia e in Europa. Dalla proposta di navigazione tra Mincio e Po per arrivare a Venezia, al pacchetto UNESCO che abbina Mantova e Sabbioneta, e fino al tour dedicato alla vendemmia e agli antichi mestieri tra Cavriana e Rivalta, l'area protetta del Parco del Mincio e le terre del Mincio dal Garda al Po entrano nel circuito delle agenzie turistiche. La destinazione europea Eden Valli del Mincio, terza selezionata in Italia nel bando europeo dedicato alle aree protette, viene proposta invece attraverso tre itinerari disponibili online. Come spiegato nella sede di Porta Giulia, l'obiettivo è promuovere il territorio attraverso tour all'insegna della natura, della storia e delle produzioni d'eccellenza. Dopo aver fatto alcuni incontri in materia di turismo ambientale, abbiamo ritenuto e riteniamo che la valorizzazione del parco, al di là della salvaguardia del paesaggio, passi anche attraverso, come dire, l'utilizzo di queste aree, di queste zone, per quanto riguarda la promozione del turismo. Siccome come parco possiamo fare azioni di promozione ma non possiamo vendere pacchetti turistici, abbiamo ritenuto importante fare un bando in cui partecipassero le agenzie di viaggio, quindi operatori turistici, perché possano in partnership con il parco promuovere questi territori, promuovere quelle forme di turismo che ovviamente si rivolgono all'agroalimentare, al paesaggio, all'ambiente, e quindi uno sviluppo importante dell'asta del Mincio, non solo di salvaguardia ma soprattutto anche di ritorno economico per gli operatori.